informazioni di valore sul canale 18. Questa è Xperia TV. I carabinieri della compagnia di Lamezia Terme hanno arrestato tre persone con l'accusa di rapina e furto e sarebbero gli autori di alcune rapine nell'Ametino. Politica, il commissario del PD Graziano ha nominato oggi il coordinamento regionale, l'obiettivo è rilanciare l'azione del Partito Democratico sul territorio. San Giovanni in fiore verso il voto di settembre, il centrodestra sceglie una donna per la capitale della Siria, Rosaria Succuro, assessore al comune di Cosenza. Mercoledì 12 agosto 2020, bentrovati sul 18 per l'edizione regionale di Xperia TV. Arriverà in Calabria domattina la motonave GNV Aurelia dell'impresa Grandi Navi Veloci, che si è aggiudicata il servizio di noleggio di unità navali per l'assistenza alloggiativa logistica e la sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale in modo autonomo. La motonave stazionerà a quanto pare nel porto di Corigliano. Con la cronaca ce ne andiamo a Lamezia Terme, vediamo questo servizio di Antonio Capria. Sono finiti in carcere con l'accusa di essere gli autori di un colpo messo a segno l'8 febbraio dello scorso anno nell'ufficio postale di San Biase a Lamezia Terme e del fallito tentativo di rapina alle poste di Falerna avvenuto un mese prima. Due pregiudicati di Sinopoli, il 50enne Rocco Fiorenti e il 53enne Antonio Leonello, sono stati incastrati dai carabinieri della compagnia di Lamezia Terme che, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e incrociandole con le dichiarazioni dei testimoni, sono riusciti a dare un nome ai presunti malviventi che, con il volto coperto e armati di mazze e una pistola poi risultata giocattolo, sono riusciti a svaligiare l'ufficio postale Lametino. Le indagini coordinate dalla procura di Lamezia Terme hanno consentito di ricostruire anche gli spostamenti della banda nelle fasi precedenti e successive alla rapina e di ritrovare l'auto utilizzata risultata rubata. I due arrestati, rinchiusi nel carcere di Palmi, sono indagati anche per il tentativo di rapina avvenuto un mese prima nell'ufficio postale di Falerna. Anche in quell'occasione un gruppo criminale, minacciando il personale con armi e spranghe, aveva tentato di appropriarsi del denaro custodito nella filiale, ma il meccanismo di chiusura della cassaforte aveva scoraggiato i criminali, inducendoli subito a dileguarsi a bordo di un'auto rubata due giorni prima alla Lamezia Terme. La visione degli impianti di videosorveglianza ha consentito ai carabinieri di arrestare anche il presunto autore del furto dell'auto, il pregiudicato lametino Salvatore Massaria. Coordinamento politico per rilanciare l'azione del Partito Democratico sul territorio in Calabria e per gettare le basi per il ritorno ad una gestione ordinaria dello stesso. Così il commissario regionale del PD Stefano Graziano ha annunciato la costituzione di un coordinamento che vedrà coinvolte tutte le anime del partito calabrese. Del coordinamento fanno parte 32 esponenti politici. Rimaniamo in politica ma andiamo a San Giovanni in Fiore, dove il centrodestra ha presentato il proprio candidato a sindaco nelle elezioni del 20 e il 21 di settembre, Rosaria Succurro, sangiovannese DOC, assessore al comune di Cosenza. Per la carica di primo cittadino di San Giovanni in Fiore, il centrodestra punta su una donna, Rosaria Succurro, attuale assessore al turismo del comune di Cosenza. I bicalabresi di Forza Italia, Fratelli d'Italia e UDC sono compatti e motivati su questa scelta. Ecco che per la sua presentazione nella capitale della Sila, nel corso di una conferenza stampa, sono intervenuti ben tre assessori regionali, oltre che dirigenti di partito, Gianluca Gallo, Fausto Urso Marzo, Francesco Talarico. La Succurro nella competizione elettorale regionale del 26 gennaio scorso è stata candidata nella lista Iole Santelli Presidente, ottenendo oltre 3.400 voti. Dobbiamo riscattarci, bisogna davvero rinascere da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, da un punto di vista turistico e culturale. Quali sono i punti più qualificanti a suo avviso del suo programma? Quello di partire proprio dal territorio, dalla riqualificazione del territorio, sia da un punto di vista turistico, agricolo e culturale, senza dimenticare l'occupazione, senza dimenticare che tutto ciò può riqualificare sì il territorio, ma nello stesso tempo generare e creare occupazione. Rosaria Succurro correrà, oltre che con le liste della coalizione, anche con qualche altra lista in via di allestimento. Su Rosaria Succurro non ha dubbi il vice coordinatore regionale degli Azzurri Calabresi.
Rosario Succuro perché è un ottimo amministratore, lo è stato a Cosenza, perché è di San Giovanni in Fiore, perché è una donna, perché il centro-destra vuole investire molto su quest'area, sull'area della Sila. Per Fausto Orso Marzo, vice coordinatore di Fratelli d'Italia e assessore al lavoro nell'esecutivo Santelli, Rosario Succuro ben rappresenta la voglia di riscatto dei sangiovannesi. Abbiamo delle idee che insieme a un giovane sindaco, una squadra diciamo volenterosa, può cambiare le sorti di una città che ha perso nel tempo e come tanti borghi della Calabria, ma questa è la capitale della Sila, quindi avere gente che ritorna, avere gente che investe, sistemare anche un po' di precariato storico, perché anche su questo stiamo ragionando, e quindi rilanciarla. Francesco Talarico, numero uno dell'UDC ed assessore regionale al bilancio, aggiunge. Penso che sia la persona giusta, e attorno a lei si sta costruendo una coalizione che è una coalizione di centrodestra, nel senso che stiamo lavorando bene in regione per insomma, risolvere i problemi della Calabria. Adesso vogliamo essere qui per stare vicino a questo comune strategico importante, fondamentale per lo sviluppo della Calabria. Il sistema scuola è molto complesso, non sarà semplice governarlo in questa fase di emergenza Covid-19, quanto dice il Presidente della Regione Iole Santelli, che ha firmato il decreto che stabilisce l'apertura dell'anno scolastico per il prossimo 24 settembre. Lavoriamo per assicurare l'istruzione per tutti gli studenti e i trasporti nel rispetto delle norme anti-coronavirus. Siamo pronti ad affrontare eventuali emergenze sanitarie, dice la Santelli, che si presenteranno, ma anche di stoppare eventualmente le lezioni, se sarà necessario. Intanto, con il caldo torrido che sfiora i 40 gradi in questi giorni, Coldiretti lancia l'allarme: colpi di calore e ustioni per frutta e verdura pronte alla raccolta da nord a sud, che rischiano così di essere buttate, vanificando un anno di lavoro a partire da insalate, peperoni, melanzane e dalle angurie. Mentre gli agricoltori si preparano a irrigazioni di soccorso per salvare le colture in campo, dice la Coldiretti, in Italia è purtroppo sempre più crisi idrica. Voltiamo pagina, cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di enduro, andiamo a Castrovillari. È in questi giorni a Castrovillari, ospite dell'associazione Enduro Pollino, il grande pilota, campione italiano assoluto di enduro estremo, Sonny Goggia. Sono venuto a trovare tutti gli amici quali sono venuto a conoscenza durante le gare di enduro estremo e soprattutto le gare all'estero, che sono le più titolate. Siamo entrati in amicizia, lo scorso anno sono venuto per fare un corso dove ho insegnato un po' quello che è la tecnica dell'enduro estremo, e quest'anno sono tornato a trovarli per fare un po' di vacanza, a dire la verità, ma ahimè mi tocca anche portare la moto, perché se no i miei amici si offendono. Quindi facciamo un bel giro in moto, tutti in compagnia, e stiamo bene insieme. Siamo allo step 2, dopo due castrovillaresi in Valtellina, adesso abbiamo fatto un valtellinese ai piedi del Pollino a Castrovillari. Eh sì, perché Luigi Salituri e Alessandro Giorgio sono stati ospiti 3 giorni in Valtellina, proprio dal grande pilota. Ed effettivamente abbiamo organizzato questi giorni che sono sarà con noi un po' in giro tra Calabria, quindi tra i parchi che noi abbiamo, quindi fondamentalmente l'Aspromonte, il Pollino, qualcosina anche in Sila, e poi andremo a trovare altri amici della Puglia e della Basilicata. Lo tormenteremo per far sì che ci insegni il massimo, il più possibile di quello che è questo sport bellissimo, difficilissimo, e lui è il nostro idolo, tutto qua. Il giovane pilota, premiato con una targa dal sindaco di Castrovillari, Mimmo Lopolito, si fermerà in città una decina di giorni per esplorare insieme ai piloti castrovillaresi il massiccio del Pollino, versante calabro e lucano. Siamo sempre alla scoperta di posti estremi dove poter allenarci tutti in compagnia e divertirci. Sonny Goggia è partito da ragazzino con la moto da trial e oggi è un grande pilota di enduro estremo, una specialità del motociclismo che si concretizza in gare di regolarità su percorsi prevalentemente sterrati, con qualsiasi condizione del terreno e meteorologica, richiedendo quindi una notevole resistenza fisica ai piloti. Per diventare un campione di questo sport, qual è la ricetta? Questa è una domanda da $1 milione. Sicuramente ci vuole molta tecnica, un po' derivata dal trial, e molta costanza negli allenamenti, perché è uno sport molto fisico e richiede una preparazione atletica importante.
La pagina dello spettacolo, dal 21 al 30 agosto prossimi si terrà a Roccella Ionica, pensate alla 40ª edizione del Festival Jazz Rumori Mediterranei. Ieri sera intanto c'è stato un prologo al festival con il bellissimo concerto di Simona Molinari. Vediamo. Sola andremo per la città, passo tra la folla che non sa. Simona Molinari, potente voce, artista a tutto tondo, ha incantato il pubblico di Roccella Ionica con il suo ultimo spettacolo, Sbalzi d'amore in tour, ispirato proprio all'amore che ha guidato i suoi primi 10 anni di carriera. Cerco le attenzioni di quegli uomini golosi, vengo sguardi ed emozioni, so di differenze, music, ogni applauso della gente che mi ascolta non mi sente, coi giudizi e le paure di chi sa che sono pure un po' egocentrica. Amore per la musica, per la vita, per il suo pubblico, per il suo team. Ad affiancare l'artista sul palco del Teatro del Castello, Claudio Filippini al piano, Fabio Colella alla batteria, Nicola Di Camillo al basso, Giampiero Lo Piccolo al clarinetto e al sax. Nativa di Napoli, ma cresciuta all'Aquila, Simona Molinari è un'artista completa che gioca molto con la voce, premiata negli anni con riconoscimenti autorevoli, fra cui il premio Magol e il premio Teng. Ha al suo attivo già diversi apprezzati lavori discografici, esperienze in campo teatrale, televisivo e cinematografico, concerti nei più noti teatri e jazz club italiani e stranieri, ma anche prestigiose collaborazioni con artisti di fama internazionale. La serata si è articolata attraverso una narrazione autobiografica fatta di aneddoti, brani del repertorio della cantautrice, standard e racconti che hanno portato il pubblico a spasso tra le varie fasi dell'amore, coinvolgendo su diversi piani emozionali. Il concerto ha fatto da prologo alla 40ª edizione del Roccella Jazz Festival Rumori Mediterranei, promosso dal comune di Roccella Ionica con la direzione artistica di Vincenzo Staiano, che si terrà dal 21 al 30 agosto prossimo. Sempre eccezionale dal vivo Simona Molinari. Con questo servizio termina l'ultima edizione di oggi, mercoledì 12 agosto 2020, del telegiornale regionale di Esperia TV, canale 18. Grazie per averci seguito, buon proseguimento, buon'estate, appuntamento a domani.